subito più 7, Trento. E Forrai segna dopo un 0-6 iniziale. Qui spalle a canestro, riceve Bruttini e poi dà a Berti un pallone delizioso che la palla si spegne sul ferro e poi Henry Walker va in accelerazione. C'è l'errore al tap-in successivo di Rinaldi e Jurevicius e dalla parte opposta l'ha fondata una mano in contropiede per Gigi Dordei. Trento vuole assolutamente provarci fino in fondo a conquistare i primi due punti fra i professionisti e oltretutto davanti alle telecamere di Rai Sport, quindi con i tanti tifosi bianconeri davanti ai teleschermi. Veroli non vuole bissare la sconfitta in casa dell'esordio. Garri fuori, PJ Helder tripla, pressing più zona 2-1-2. Grande attacco, grande Luca attacco. Luca Garri, BJ Helder, la difesa attenta di Luca Infante, 3 secondi, 2. Allo scadere dei 24, un capolavoro di Garri. Rinaldi, tiro dorsale, finta e Infante segna, subisce il fallo e dà il segnale della potenziale riscossa giallorossa. E la bomba di Conte, 49 a 37, strepitosa Trento che recupera un altro pallone. Garri stavolta va a volare dove non era riuscito nell'occasione precedente del potenziale più 14. Attenzione perché a 25 secondi dallo scadere del terzo periodo c'è il massimo vantaggio assoluto strameritato di Trento. Niente da dire. Rischia di scivolare ancora Walker e pasticcia come solo un mago pasticcere può fare e viene punito dalla bomba dalla parte opposta di un devastante Spanghero. Mamma mia che terzo periodo, 37-54, Sinabissa Veroli.